fratelli e sorelle, abbiamo ereditato dall'uomo naturale, da Adamo, una inclinazione per il male. E per natura, pur avendo intelligenza, sapienza, per natura, piuttosto che fare il bene, pendiamo per fare il male. È una natura incline al peccato, è una natura più predisposta al peccato. Questo è l'uomo carnale, questo è l'uomo che, anche volendosi imporre dei sani principi, si troverà sempre in questa misera condizione. Ma c'è qualcuno che ha vinto con il bene il male. C'è qualcuno che ci ha tirati fuori da questa terribile condizione di peccato, di schiavitù. Quando parliamo di peccato, parliamo ovviamente di male. Parliamo ovviamente di qualcosa che è ripugnante per Dio. La parola di Dio ci avverte molto chiaramente di starcene ben lontani da queste cose. Ci avverte che per natura, per la nostra carne, per le nostre forze, non possiamo combattere contro, da soli, contro realtà spirituali che sono le forze delle tenebre. Per questo Gesù è venuto, per liberarci dal potere delle tenebre, per liberarci dal potere del male. Vogliamo stare dalla parte del male o del bene? E se hai dato la tua risposta, sappi che se vuoi stare dalla parte del bene, devi correre verso Gesù, devi lasciare ogni cosa, devi permettere a Lui che Egli lavi il tuo cuore, ti trasformi, devi permettere allo Spirito Santo che Egli possa mostrarti la realtà del male. Solo allora Gesù potrà operare pienamente nel tuo cuore. Con la grazia non siamo diventati perfetti, rimaniamo imperfetti perché sempre ricordiamoci che abbiamo ereditato quella natura e dobbiamo vivere accompagnati da questa natura fino al ritorno di Cristo Gesù, fino al giorno che lasceremo questa vita, questa terra. Per questo la parola di Dio ci ricorda, come abbiamo letto in Romani: non rendete a nessuno male per male, e poi dice: impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Impegnatevi.